il vostro genere, insomma, nel panorama della musica italiana, che cosa segnereste come insomma musica di qualità, insomma, cantanti, artisti di qualità secondo voi, così parlando, pur parler di musica? Pur parler. Per quanto mi riguarda c'è un ascolto molto molto superficiale, per quanto mi riguarda, nei confronti della musica italiana, nel senso che ci sono delle canzoni più che degli artisti. Io francamente mi sento di dire che ogni tanto si ascoltano delle belle canzoni. Poi questo non è, ovviamente non è una critica assoluta, nel senso che non voglio dire nulla, non è polemica, però è semplicemente un mio gusto nel momento in cui mi sento trascinata proprio totalmente, quasi sempre non accade. Ecco, una canzone a caso che ti piace, che tu ascolti, magari una cantante a caso della musica italiana, che preferisci. Pensateci anche voi, sì. Per esempio a me piace la voce, sì. Quindi parliamo di voce, non di discografia, e che non me ne voglia, sì. La voce di Jenny B, ma sempre perché ritorniamo, sì, alla voce, no, soul eccetera, però non parliamo di discografia. Mi piace, ecco, sì, c'è una cantante tra le ultime, Nina Zilli, mi piace tanto, infatti. È molto originale. Sì, per esempio mi piace lei, sono appena esordito. Poi vabbè, insomma, ci sono le grandi a cui noi tutti forse abbiamo fatto riferimento, da Mina, Fiorella Mannoia, eccetera eccetera. Però per esempio non è un genere al quale io mi ispiro, diciamo così. Rimane sempre il sole e il jazz. Ma per quanto mi riguarda, io sono una neoconvertita alla musica italiana, nel senso che ho sempre ascoltato materiale americano, quindi ho sempre, per esempio, i grandi cantautori americani che io ritengo tali, Nick Cave, Tom Waits. Ovviamente ultimamente ho sentito proprio l'esigenza di spaziare e di imparare dalla musica italiana, perché secondo me c'è tantissimo da imparare. Conosco molto poco, nel senso che non ho mai ascoltato le grandi voci italiane, non conosco neanche, diciamo, bene i contenuti, i significati dei testi, però posso fare qualche nome, diciamo, del genere che io ho sempre ascoltato, che so, Capossela, Camariere. Ho avuto questi gusti, però ripeto, mi sto veramente convertendo anche alla Oxa, Mina, alle che grandissime, non guasta, voglio dire, sono delle grandi artiste, bisogna essere sempre, come dire, prontissimi nella musica ad accettare da tutto qualcosa, perché c'è sempre da imparare da tutti quanti. Infatti. Mentre Annalisa, tu? Sì, guarda che carina. No. Non riesco a girarmi. Così. Guarda che carina, tenera, una pecorella. No, il manto io... ce l'ha, il manto, esatto, ce l'ha. Per quello. Io adoro la musica italiana, e in particolare sei nell'anima e qui ti lascio per sempre, se in ogni parte di me ti sento crescere. Loro partono così. Ma io per questo avevo già. Come gli dai l'input? Loro questa partono. Non era studiata, vero? Infatti siamo in diretta. E lei è così, è fantastica. Questo brava, vuol brava. Dire essere Gianna artisti. Nannini era questo. Antonio. Cioè era gentile Nannini. Gentile Nannini. Allora, visto che abbiamo parlato prima di Nina Zilli, ci ascoltiamo questo brano tanto ascoltato in radio. Questa è Nina Zilli e Giuliano Palma con 50.000. Bella. Zilli, Giuliano Palma, 50.000. Questa splendida canzone, allegra, devo dire. Bravi. Quando mi fa queste domande, io veramente non so cosa dire. Ma io mi diverto a farti le domande così. Non era una domanda, era un'affermazione comunque. Sì, però con la faccia appunto interrogativa. Era una faccia appunto di interrogativo. Allora, sono le 19:24 minuti primi, siamo in diretta, ma che musica, maestro. Abbiamo le Four Kinds, meravigliose, brave, veramente ci sarebbero 3.000 aggettivi da dire, veramente. Esatto. Dine uno tu al caso. Stanno wow. Ma wow, perché wow? Perché è arrivato un messaggio da quindi, Messenger. Sì, da Enti. Sarà Antonio, Antonella, identificati. Dai, facci sapere di più, dai. Che ha scritto wow, che voce. Che voce. Quindi un complimento al nostro gruppo in questione. Veramente brave. Allora, io vorrei fare una domanda.
Ma dai. Sì, ogni tanto mi vengono così. Dai, dai, te lo lasciamo fare. Volevo capire chi vi ha trasmesso questa passione. Un giorno vi siete svegliati e avete detto: no, iniziamo a cantare da oggi. No, qualcuno in famiglia, un parente, un amico. No. Beh, in genere non c'è mai una persona che ti ha trasmesso. Al limite una persona può in qualche modo incentivarti a... Ecco, una spinta. Esatto, incentivare la tua passione. Ma io credo che le passioni nascano in maniera del tutto... Sì, naturale. Nel mio caso posso dire che avendo un papà che comunque cantava, sicuramente io sono stata, l'ho ascoltato parecchio, poi ha lasciato. Quindi sei figlia d'arte. Però no, in realtà lui ha mollato, insomma, prima di concepirmi. Sì, però ovviamente l'ho sempre sentito cantare, però è un qualcosa veramente che è quasi congenito, per cui è impossibile individuare il momento in cui, o la persona, o il momento in cui effettivamente prendi coscienza totale. È un qualcosa che cresce con te, io mi sento di dire questo. Infatti, condivido pienamente. Mentre Mariangela, sì, tu che parli tanto, sì, tu, in realtà non è così, io sono una persona assolutamente asociale. No, guarda, e questo è un paradosso, perché veramente chi ti sente qui oggi in radio, dice, mamma mia, oggi sa cosa dire. Io in realtà c'è una, diciamo, una cosa simpatica da dire. Ho cominciato un po', diciamo così, per gioco nei garage, no, nelle situazioni tipiche del paese, però ancora prima, alle medie, io ho gestito, cioè avevo già le mie espansionistiche, ho gestito un quartetto vocale alle medie, e decidevo io i brani da cantare. Quindi eri la coordinatrice. Era il suo destino. Mi piaceva molto. E quindi poi, incredibilmente, 15 anni dopo si è presentata di nuovo questa possibilità ingigantita. Però mia madre cantava, quando era giovane era anche molto brava, ci sono anche 2 o 3 dischi che lei ha registrato. Insomma, credo me l'abbia trasmesso un po' per via aeree piuttosto che peraltro, però questa è un po' la mia storia, diciamo. Bravissima. Mentre Annalisa, tu? Sì. Ci va un altro brano. Adesso canta. Vai, parti, no, io, dai. Non ricordo il giorno nel quale ho cominciato a cantare, quindi non so se può significare qualcosa. Quindi hai sempre cantato dalla nascita, tu? Sì, è stata una cosa che mi è sempre piaciuta. Poi devo dire che sì, mio padre e mia madre non sono dei cantanti, però sono molto intonati. Sono intonati, sì. Ti stanno ascoltando? Mia madre sicuramente sarà felice allora. Ciao signora Rosa. Ecco, salutiamo la signora Rosa. Ciao Rosa. Volete salutare qualcuno in particolare, visto che ci siamo? No. Beh, io saluterei tutto il mio cast. I 40? No. I 45. 45, qui abbiamo un cast di 45. Abbiamo 30 minuti, sì, ce la facciamo. Sicuramente ci stanno ascoltando, quindi. Esatto, abbiamo 3 quarti d'ora per elencarli tutti. Ecco, se vuoi. Saluto Cristina sempre. Ovviamente. Cristina, la nostra quarta Falcons. Niente, io non sapevo dove cominciare, sono troppi. Però insomma, tutti i ballerini: Massimo, Elisa, Tiziana, Raffaella, Pasquale, Nino, Anna Maria. Ecco, li ho ricordati capitanati tutti. Sempre dal coreografo Nicky Caputo. Tutti i miei fantastici attori: Marilisa, Mario, Mirella, Marica. Insomma, tantissime persone. Ora le cambi tutti, mi sbattono fuori. Però, speriamo che con lei o colui che non avete nominato non si offenda. No, ecco, no, infatti. Sono perdonate, siamo in diretta. Francesco Luiso, fondamentale. Vedi come si riprendono. Il nostro fantastico pastore Spencer Banks. Ovviamente ci tengo a dire, al di là dei nomi, insomma, tutti quanti si sentono comunque coinvolti. È un cast che, grazie a Dio, è nato veramente con una bellissima energia positiva. E siamo veramente un bellissimo team, nel senso che facciamo delle prove proprio solari, siamo bene insieme, quindi sono molto contenta che si sia creata questa atmosfera. Andiamo a mangiare insieme, passiamo il tempo insieme, ormai è una famiglia. È un reality. Domanda quasi scontata, ovviamente condividete tutti la fede in Dio? Sì.
tutto il cast, tutto intendi? Il cast? Ah, no, io non ci so, sono persone che si sono aggregate, che mi hanno confessato insomma di utilizzare questa situazione per capirne di più. E quindi sono ancora bello, contenta. Bello, sì, infatti, testimonianza che non viva, assolutamente non è poca. Esatto, e poi c'è anche questa cosa che molte persone effettivamente del nostro cast sono credenti, ovviamente sono dei cristiani, quindi c'è una bellissima atmosfera anche da questo punto di vista. Senti Mariangela, ma come si vive oggi in questo panorama insomma sociale, a volte anche devastante, la fede e soprattutto la testimonianza? Io credo che si parli troppo di Dio e lo si conosca veramente poco, nel senso che cioè, è sempre un tema ricorrente per tantissimi motivi, ma in realtà le persone lo conoscono davvero poco e dovrebbero, come dire, avvicinarsi di più a lui, non con distanza, non con tristezza, ma capendo che è una persona è vicinissimo, è palpabilissimo, anzi cerca insomma il nostro contatto. Io direi che è dentro di noi. Io direi con una che bella impronta dentro di noi sicuramente, anche fuori bisogna cercarlo. La fede è una cosa, come dire, non tanto presente purtroppo. Vabbè, dopo il momento di confessione sì, possiamo prendere comunione. No, scherzavo. Allora niente, visto che la musica è protagonista da noi qui a Maghe Musica Maestro, non ci resta che ascoltare un altro brano da loro eseguito qui rigorosamente dal vivo. Loro sono le Four Kinds. Ci accordiamo un attimo. As I look back through the years, it's amazing how it can be what the devil meant for evil. God turning around, turning around just for my good. I know that we are blessed and are highly favored. Just know that we are blessed and are highly favored. Yo. Bravissime, bravissime. Ogni canzone è un brivido più forte, eh. Devo dire che veramente sono l'unico gruppo che dà emozioni. Esatto. Perché loro cantano veramente con il corpo. Ma poi hai visto